Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio discutere con te 10 minuti su una delle principali motivazioni per cui le persone falliscono nel business o in nuovi progetti o nel lancio di nuovi progetti. E questo è ciò che ti può portare a fallimento ancora prima di iniziare. Quindi resta con me. Eccoci qua, voglio iniziare questo argomento parlando di McDonald's. Penso che conosci McDonald's, penso che forse non esista persona al mondo, almeno in questa parte del mondo, in Occidente, che non conosca il McDonald's. Direi che tutti ci abbiamo almeno mangiato una volta, o comunque anche se non ci abbiamo mangiato, lo conosciamo. Io non mangio spesso in questo genere di ristoranti, però ovviamente lo conosco. Più o meno tutti conoscono McDonald's. Ma perché ne stiamo parlando? Perché vorrei discutere con te di quanto ha speso McDonald's l'anno scorso in marketing, quindi pubblicità o altri mezzi di comunicazione per farsi conoscere o per portare il suo brand a più persone possibili. McDonald's l'anno scorso ha speso 425 milioni di dollari in marketing, una cifra mostruosa, una cifra altissima, quasi mezzo miliardo di dollari. Ma ti sei chiesto perché McDonald's spende così tanti soldi? Non è che McDonald's ha bisogno di farsi conoscere, già tutti conoscono McDonald's, tutti andrebbero comunque a McDonald's. Ma ovviamente McDonald's è un business, come ogni business cerca sempre di ingrandirsi, di farsi conoscere. Oltretutto è un brand, un fortissimo brand, quindi deve spendere per rimanere nella testa dei propri consumatori, nella nostra testa, con le pubblicità, con i social media, con tutto. Cerca sempre di entrarci nella testa per portarci a consumare sempre di più. Ma non ti sto parlando di McDonald's per analizzare le sue tecniche di marketing, per lo più per affrontare un discorso riguardo alla spesa. Mi capita sempre di più di parlare con persone, con voi che mi guardate, con altre persone in generale, via email o via Instagram. Alcuni hanno problemi con il loro business, eBay o Shopify. Molti mi contattano perché hanno problemi con il processo di pagamento PayPal, lo Stripe, e ho sentito svariate storie: chi ha già un business avviato, chi già incassa varie migliaia di euro, dollari a settimana, e sono in qualche modo legati a qualche problema col processo di pagamento, oppure semplicemente vogliono scalare su eBay, vogliono scalare su Amazon e non sanno cosa fare. Ovviamente io porto sempre diverse soluzioni, e ragazzi, possiamo girarci attorno come vogliamo, non esistono soluzioni gratuite, ma questo in nessun campo, perché ovviamente stiamo parlando di business, stiamo parlando di impresa. L'impresa ha nella sua essenza il rischio di investimento, di investire. Ma quello che voglio farvi recepire con questo video è che non potete fare nessun tipo di impresa, non potete fare nessun tipo di attività, grande o piccola, senza investimento. Soprattutto mi rivolgo a quelli che già hanno un business attivo, che magari già vendono 10.000, 8.000, 7.000, non importa la cifra a mese. È ovvio che quando tu fai un tipo di attività, un tipo di business, che sia la rivendita, che sia il commercio, che sia la consulenza, tu devi stoccare parte di ciò che guadagni per investirlo, che sia marketing, che sia rafforzare il brand, che sia ricerca e sviluppo, che sia qualsiasi cosa. È ovvio che se tu guadagni 10, 4, 3 andranno dedicati all'investimento. Non puoi pensare di fare qualsiasi tipo di attività o qualsiasi tipo di business se non investi in te stesso e nel tuo business. Questo mi rivolgo anche se tu non hai ancora un business. Non puoi pensare di avviare un'attività o di iniziare a guadagnare se non investi in te stesso, se non ti fai dei corsi di formazione o se non studi. Se non hai soldi, puoi investire su te stesso con il tuo tempo, quindi studiando, apprendendo nuove abilità. Ma è impensabile, ragazzi,
che si possa guadagnare o si possa scalare un business senza investire. Mi è capitato di recente una persona che aveva circa 10.000 euro bloccati su PayPal e gli hanno sospeso il processo di pagamento. E ovviamente, se hai già avuto a che fare con PayPal, sai come funziona: ti possono sospendere la vita per 6 mesi, ti bloccano il denaro o ti possono mettere delle limitazioni. Questa persona mi ha contattato e mi ha detto: guarda, io ho questo problema, 10.000 euro bloccati, PayPal sospesa a vita, mi sembra, o comunque una sorta di restrizione molto forte. E io gli ho proposto le varie soluzioni. E guardate, la soluzione migliore era ovviamente un determinato processo, un determinato appello, che ovviamente ha dei costi, si parla di, non ricordo esattamente, 200-300 euro. E niente, questa persona alla fine ha preferito tenersi i soldi bloccati per 6 mesi per delle PayPal. Ma ovviamente, ragazzi, se avete un business di vendita e vi bloccano PayPal a vita e vi bloccano tutti i soldi e vi vietano di utilizzare ancora i processi di pagamento, è ovvio che è la fine del vostro business, ragazzi, è ovvio, non potete più continuare, a meno che non intraprendete le giuste azioni per continuare a utilizzare PayPal in questo caso o qualsiasi altro processo di pagamento. Ma questo si può, diciamo, riflettere in qualsiasi ambito del business. Se guadagnate e avete dei problemi, o se vi volete ingrandire, dovete investire dei soldi. Ora, io non capisco come si possa pensare, ragazzi, sono serio, cioè come si possa pensare che se entrano 10.000 al mese, che entrano 5.000 al mese, e quei 5.000 siano tutti profitto. Se voi avete questo tipo di mentalità, io ve lo dico molto chiaramente, non andrete lontano. Sì, magari a breve termine potrete guadagnare, potrete fare profitto, ma credetemi che non è un profitto sano, perché ci sono profitti sani e profitti non sani, insani. E quella differenza è quanto un profitto si può protrarre a lungo termine, perché se io faccio 6.000 in un mese, ma poi non investo nella mia azienda, non investo nel mio business, non investo in me stesso per aggiornarmi, per provare nuove strade, per mettere in sicurezza il mio business, è ovvio che non durerà molto, perché il prodotto può diventare saturo, il mio metodo di guadagnare non può non funzionare più, la mia azienda non viene conosciuta a nessuno, le mie competenze diventano passate, perché non mi aggiorno, non investo in me stesso, non mi faccio corsi di formazione. Quindi questo, se punti a lungo termine, devi mettere in conto che una percentuale del tuo guadagno, che poi non è il tuo guadagno, perché ovviamente in un'azienda ci sono delle spese fisse, delle spese variabili, e poi, diciamo, ci dovrebbe essere anche una capitalizzazione per gli investimenti futuri. Se io ho un profitto di 10.000 euro a mese, ok, e di quei 10.000 euro ovviamente ci saranno 2-3.000 euro che se ne vanno in spese fisse, se ne vanno in altre spese, e quando mi resta 7.000, io quei 7.000, comunque, diciamo una buona percentuale, diciamo 1.000-2.000, dovrò accantonarli per la formazione, per l'investimento. Se io ho un servizio web, vendo domini, vendo server virtuali, è ovvio che se il mio business comincia a ingranare dovrò spendere più in pubblicità per ingrandirmi, dovrò rinforzare i miei server, dovrò quindi acquistare macchine più potenti, dovrò rafforzare il sistema di sicurezza, pagare qualcuno per la sicurezza, è una cosa ovvia. Quindi se voi avete la mentalità che tutto quello che entra è profitto, vi consiglio di lavorare su questo aspetto e migliorare questo mindset, perché non è una cosa longeva, non è una cosa che può durare. Ovviamente vi ricordo anche di iscriverti al mio canale, mettere like al video per essere sempre aggiornato sui miei contenuti. Qua parliamo di finanza personale, e-commerce, dropshipping. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che sono riuscito a passarvi il messaggio anche oggi su quello che volevo comunicare, e spero di aver dato ispirazione a qualcuno. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui.
Ciao, alla prossima.